unto this door, unto this door, and wait. Quiete, armonia e bellezza. Sono parole e concetti che scaturiscono dentro di noi naturalmente quando ci si trova in un contesto come questo, un luogo panoramico a 500 metri d'altezza nell'alta Val Sugana, circondati dalla catena del Lago Rai nel Trentino. Eppure, vedete quel paesino laggiù alle mie spalle? Si chiama Pergine, sempre qui nell'alta Val Sugana, poco più di 21.000 abitanti. A osservarlo da questa distanza sembra assolutamente incantato, come sospeso nel tempo, immobile. Sembra, perché in realtà se ci si addentra fra le sue vie si scopre un fermento, un'agitazione, un movimento assolutamente inimmaginabili, perché a Pergine si stanno preparando per la perfect storm, la tempesta perfetta. Perfect storm è quell'espressione utilizzata dagli scienziati per indicare una combinazione di fattori demografico, sociale, ambientale, storico che dovrebbe portare entro il 2030 a un punto di non ritorno, a una metamorfosi epocale. Perfect Storm è anche il titolo della 41esima edizione del Festival Pergine Spettacolo Aperto, quindi ancora una volta attraverso il teatro si vuole percepire, prevedere la rivoluzione che verrà, esplorando il concetto di crisi. I am the storm, I am the storm. Partirei dal titolo della rassegna, Pergine Spettacolo Aperto. Esaminiamo i tre nomi. Pergine, va da sé, siamo qua a Pergine nell'alta Val Sugana, dico bene. Spettacolo, perché ovviamente siamo nell'ambito del teatro dello spettacolo, aperto. Ecco, qui una riflessione maggiore si può fare, perché aperto ovviamente non solo perché ci sono eventi che si svolgono in luoghi non deputati, diciamo, non deputati dal punto di vista teatrale, quindi all'aperto, a vari luoghi, ma evidentemente anche perché è uno spettacolo aperto al pubblico e soprattutto aperto a diverse soluzioni, quindi non chiuso drammaturgicamente. È aperto anche perché è molto inclusivo, ci teniamo che tutti i pubblici, anche con esigenze molto particolari, possano accedere alle proposte del festival. Se infatti esaminiamo un attimo invece il titolo in particolare di questa edizione, troviamo questa famosa espressione perfect storm, cioè la tempesta perfetta, che fa riferimento a qualcosa di estremamente inquietante, apocalittico, no? Perché vi concentrate, avete scelto di concentrarvi su qualcosa, su una tematica così problematica, al punto da sembrare appunto apocalittica? Allora, la nostra sensazione, culturalmente parlando, poi su altri terreni non ci spingiamo, è che questa cultura sì, sia arrivata a un'apocalisse.
e che quello che sta sorgendo è semplicemente più che una crisi, anche perché crisi ha nel suo significato qualcosa di puntuale, è la stessa etimologia di crinale, o di qua o di là, quindi è una cesura fra un prima e un dopo. Qua invece siamo in una palude infinita dove insomma questa crisi sembra appunto protrarsi all'infinito. Di fatto è il manifesto che quest'anno abbiamo proposto aveva una balena volante. Quindi perché la balena volante? Perché da questa sorta di apocalisse culturale in realtà poi nascono probabilmente cose nuove che semplicemente ancora non siamo in grado di codificare, non l'abbiamo mai vista prima. Di conseguenza non la sappiamo riconoscere, ma non è per questo cattiva o fonte negativa. Di timore o negativa. Abbiamo quest'anno lavorato molto sul formato del gioco. He deals the cards as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He don't play for respect. Il cuore pulsante del nostro gioco è questo apparecchio qui che adesso Anna mi passa. Questo apparecchio si chiama pacemaker e da questo apparecchio usciranno degli scontrini. Cioè chiedendo proprio alle persone di mettersi loro in gioco e di fare loro delle scelte. Ho bisogno che voi segnate sulla mappa il posto al quale siete più legati, che a volte sì, anche in questo senso comportano delle responsabilità e quindi anche una personale, seppur piccola e in un ambito protetto come quello di una rappresentazione comunque che sta nell'ambito del live show, che comunque può un po' spiazzare. E quindi se vi aspettate una proposta concreta da me non ce n'è ancora. Come succede ad esempio nel gioco che hanno proposto Rimini Protocol, compagnia tedesca che ha lavorato negli appartamenti privati con Europa a domicilio, quindi un gioco che fa provare alle persone i meccanismi che poi si mettono in atto nelle relazioni tra nazioni, tra gli stati. Benvenuti a Europa a domicilio. Questa presenza dello spettatore protagonista, partecipante attivo alla varia performance o al gioco, mi sembra un po' una caratteristica, una peculiarità. Non c'è secondo te la possibilità, il rischio di solleticare un po' troppo l'egocentrismo, il narcisismo, il protagonismo appunto dello spettatore che più che mai oggi solleticato e sollecitato da una serie di social e di meccanismi quali reality vuole sempre di più illudersi di essere al centro dell'attenzione? C'è sì questo desiderio nelle persone di vivere un'esperienza in prima persona. Io faccio l'educatore e adesso lavoro con i richiedenti asilo. Io sono un accademico, insegno cinema. Il che non è necessariamente negativo dal mio punto di vista, nel momento in cui l'esperienza che ti propongo non è semplicemente un atto di narcisismo o di esibizione, ma un atto di relazione. Lavorate spesso in un paese diverso da quello in cui vivete? In tutti i formati appunto che sono stati proposti, la chiave è proprio questa, l'entrare in relazione con l'altro. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. Un esempio così che mi viene da proporre è quello del calcio a tre porte, che è stata una esperienza divertente che ha attraversato un po' tutti questi giorni. Noi
siamo abituati all'uno contro uno, una squadra contro l'altra. Lì ecco che la terza porta trasforma la dialettica in una trialettica e quindi cambia immediatamente le regole del gioco, si creano delle alleanze e anche questo crea quello spiazzamento che insomma innesca. Forse in qualche modo sia questo esempio che altri esempi portano in qualche modo a fare un po' meno sé per diciamo pensare di più e proiettarsi più sul noi, no? Questo è un po' uno dei meccanismi che può risolvere e far superare quel rischio di esibizionismo, no? Di cui sì, dicevo. E nello stesso tempo di estrema solitudine che comunque tutto l'universo dei social tende a, poi a creare, implementare, a creare. Certo. Visto che il gioco è una delle linee, dei leitmotiv, insomma, della rassegna, allora noi facciamo un gioco adesso, ovvero io ti cito i titoli degli spettacoli, di alcuni spettacoli che abbiamo seguito, e tu reagisci in qualche modo. Decidi tu come reagire, una riflessione, un sottotitolo, una mimica facciale. Ok. Però in qualche modo una reazione ci deve essere, oppure anche una non reazione se per caso c'è uno comment, vediamo un po'. Allora, Home Visit Europe, Europa a domicilio dei Rimini Protocol. Ah, questo è proprio stato un bel gioco, una bella esperienza. E basta. Non so cosa, quanto devo dire, una reazione? Quello che vuoi. Congratulazioni, abbiamo raggiunto il livello 2. Y, la variabile del calcio dei Dynamis. Divertentissimo, un gioco di piazza che ha veramente saputo coinvolgere la comunità. Interessante anche la capacità di far interagire generazioni diverse, dai bambini ai ragazzi, agli adulti. XY, esperimenti di prossimità dei Manimoto. Un lavoro in progress sulla questione del genere, anche qui esperimenti di prossimità, in realtà lavora anche proprio sulla prossimità, la prossemica, la relazione. Anche fisica, anche fra fisica, gli spettatori, sì, l'ho sì. Fatto, l'ho visto, l'ho vissuto. E adesso arriviamo invece al tutorial di Glenn, dell'albanese Glenn Ciaci. Glenn Ciaci ha costruito un karaoke della danza usando dei frammenti di danze popolari di diversi paesi e le usa come una sorta di giocoso passepartout anche qui per entrare in relazione con diverse culture. The Money dei Kaleider. Ah, questo veramente l'ho trovato molto interessante perché qui l'elemento teatrale è davvero ridotto al minimo nel creare un frame, un timing, un tema. Dove però si generano dei meccanismi proprio di relazione tra le persone interessanti. Qui come si prende una decisione, come si riesce a raggiungere un consenso rispetto a una decisione, come si riesce a fare questo in un tempo. Let's start from the title. Partiamo dal titolo, The Money. La prima idea che ho avuto è che generalmente quando pensiamo ai soldi pensiamo che siano qualcosa di volgare e ne abbiamo un'ossessione. Come possiamo cambiare quest'idea e trasformare il denaro, l'idea del denaro, in qualcosa di poetico e teatrale? Uccide la poesia, l'arte. Credo che uccida tutto. Ed è per questo che ho creato lo spettacolo. Perché comunque fa completamente parte di noi. E così credo sia molto difficile trarre fuori della poesia dal denaro.
Ma tu hai provato a mettere l'idea del denaro al centro del tuo spettacolo e a creare una performance. È una provocazione. Quando ho creato lo spettacolo, volevo che fosse chiaro che non era uno spettacolo sul denaro. E ho realizzato che dovevo chiamarlo The Money e mettere i soldi al centro del tavolo. E così tutti avrebbero pensato che, per forza, si trattava di uno spettacolo sui soldi. E questa è stata l'illusione che ho creato. Lo spettacolo non è sui soldi, ma su come ci influenzano e condizionano il nostro modo d'essere. Puoi spiegarci in poche e semplici parole il meccanismo di questo spettacolo? Il pubblico può scegliere due strade, essere il benefattore oppure uno spettatore silente. Se sceglie la prima, deve pagare un minimo di 10 euro per partecipare, mentre se sceglie di fare lo spettatore silente, deve solo pagare il biglietto. Lo spettatore silente guarda i benefattori, che in un tempo predefinito, nel nostro caso un'ora, devono raggiungere una decisione unanime su come spendere i soldi sul tavolo. Siamo d'accordo sull'idea di trovare un commerciante, che sia un gelataio, un libraio, un farmacista, un panettiere a cui noi anticipiamo questi soldi? Se questa decisione unanime verrà raggiunta, potranno spendere i soldi seguendo il progetto che hanno sviluppato nell'ora di discussione. Ma se non raggiungeranno l'unanimità nella loro decisione, i soldi del tavolo passeranno automaticamente al gruppo di benefattori del prossimo spettacolo. Gli spettatori silenti possono decidere in qualsiasi momento dello spettacolo di entrare a far parte del gruppo dei benefattori, pagando l'ammontare di 10 euro e suonando una campana che li annuncia come nuovi partecipanti. E qual è lo scopo dello spettacolo? Lo scopo è quello di esaminare la condizione umana, come ogni forma d'arte. Ho creato questo sistema perché penso che il concetto di proprietà sia un'invenzione umana, perché penso che in realtà ci arroghiamo il diritto di porre il sigillo della proprietà su risorse naturali che appartengono a tutti. C'è qualcuno di noi che conosce una situazione o una persona che potrebbe ricavare un beneficio per lui comunque determinato, importante? E non pensi che ci sia il rischio che i partecipanti allo spettacolo mostrino narcisismo, egocentrismo? Sì, ma va bene. Se qualcuno è particolarmente aggressivo, il gruppo è piacevole a vedersi. Sono proprio queste dinamiche che rendono lo show interessante, perché può prendere diverse forme a seconda delle persone che vi partecipano, perché non ci sono attori. Mi hai chiesto anche dei vantaggi. Io amo fare spettacoli dove il pubblico partecipa. Non mi interessa l'idea di pubblico che applaude e basta, perché il semplice applauso sancisce la fine del mio lavoro. Come a dire, grazie per quello che hai fatto, adesso me ne torno al mondo lì fuori però. Quello che mi piace fare, invece, è rendere il pubblico partecipe, fargli prendere le sue responsabilità, così che alla fine dello spettacolo continui a pensare a ciò che è accaduto anche quando esce dal teatro. Insomma, tu credi profondamente nell'idea di teatro che non termina con lo spettacolo, ma che è strettamente connesso con la vita. Sì, sono molto interessato a questo. Hai presente quando guardi il mare e vedi anche il cielo e non sai mai dove finisce il primo e inizia il secondo, perché non sai distinguere la linea che li separa? Sono interessato proprio a quella zona di congiunzione lì, tra la realtà e il mio modo di guardare alla realtà. E come questi due stati collidono. Con la mia compagnia parliamo sempre del dono dell'interruzione. E la ragione per cui parliamo di questo è perché cerchiamo di interrompere il tuo modo di essere spettatore. Vogliamo interrompere il tuo stato mentale di spettatore e regalarti qualcosa. Puoi dirmi se c'è stata una particolare situazione che ha ispirato questo spettacolo? Un'idea, una visione? Mi interessava molto creare un sistema dove tu hai un minimo di risorse, ma devi sederti con altre persone e raggiungere un accordo con loro.
pur sapendo che molto probabilmente la tua è l'idea migliore. In un certo senso è una metafora di quello che accade nel mondo, dove i poveri chiedono costantemente denaro ai ricchi per poter fare le cose che vogliono fare. Qualunque cosa può andar bene che abbia lo spirito appunto della beneficenza, cioè del fare bene. Mia zia mi ha detto, fanne uno show televisivo. Così ho chiamato un po' di miei amici e li ho invitati a giocare in un caravan prima di creare lo spettacolo. Non c'erano regole, ma solo la quota d'ingresso di 10 euro. Fu molto difficile, impegnativo. Non parlarono di soldi per 45 minuti. Parlarono solo del sistema di voto che stavano creando. E dopo un'ora e mezzo ho capito che stavano mettendo a rischio delle amicizie costruite in una vita, perché si era attivato un meccanismo che nessuno voleva più interrompere. Fu tutto molto difficile e qualcuno mi ha anche detto alla fine, è normale che non se ne possa fare uno show televisivo. Ne uscii spaventato dal fatto che la TV lo avrebbe trasformato in un gioco mostruoso. Se lo avessi fatto per la TV non avrei mai raggiunto la qualità che ho ottenuto invece in teatro. Abbiamo bisogno di giocare, di sorprendersi, di ritrovare quello sguardo bambino, appunto curioso, fresco, che si lascia emozionare da quello che succede. Seguitemi e fate un giro con me nel backstage a vedere le prove dello spettacolo. Le sette dita sono i sette fondatori, artisti che avevano lavorato al Cirque du Soleil e poi hanno deciso di creare una propria compagnia 10 anni fa, mettendo in scena spettacoli di circo contemporaneo. Il segreto del nostro successo? Duro lavoro, dedizione e una passione sconfinata per il teatro, così da mostrare al pubblico quello che facciamo. La scena è un bunker perché all'esterno è in arrivo una catastrofe. Noi siamo in questo bunker dove trascorriamo l'ultima ora e mezza della nostra vita, ma in realtà potrebbe essere un anno o 20 anni. Ma la vera questione è, e se fosse questo il tuo ultimo giorno sulla Terra, perché non viverlo a pieno? If it's your last time, what do you want to live in this world? What are you gonna do? Cosa faresti? Come lo spenderesti? Così lo show è un collage di tante azioni diverse con le quali ci intratteniamo. I guess we as a cast and...
it's a very symbolic show. Perché Tracce è uno show molto simbolico, racconta di un gruppo di persone che si ritrovano all'interno di un bunker perché fuori c'è un disastro naturale in atto. Così queste persone che non si conoscono si ritrovano a condividere un piccolo ambiente dove saranno chiamati a creare dei rapporti più profondi tra loro. Non senza un certo spirito di competizione che li contraddistingue tutti, ma che comunque alla fine tirerà fuori il meglio di ognuno di loro. Il pubblico non ci vede solo come acrobati, magari anche mascherati, ma come esseri umani, con tutti i loro sentimenti, i loro pregi e i loro difetti. So like they can see that we are like people with like feelings. Questo tipo di circo noi lo chiamiamo contemporaneo per distinguerlo da quello tradizionale che si fonda tutto su trucchi, luci ed effetti spettacolari. Su momenti in cui a tutti è chiesta un'unica abilità. Questi ragazzi invece si allenano duramente a fare non una cosa sola alla perfezione, ma tante. E in più la vera differenza è che sono anche calati in una storia con varie vicende umane e forti emozioni. E questo è davvero micidiale e speciale per gli spettatori. Il linguaggio del corpo non crea barriere. Tutti possono capirlo. Non è come il linguaggio verbale dove devi conoscere la lingua di chi parla per comprendere ciò che dice. Sì, sono tanti sacrifici. Siamo sempre in giro e per tanto tempo non riusciamo a vedere i nostri familiari. È sempre affascinante vedere altre persone attorno a te che fanno qualcosa di straordinario, che non tutti possono fare. Questo credo che diverta e dia piacere. E a noi dà gusto offrire queste sensazioni al pubblico. I think it gives people pleasure in it. I think, well, in very general terms, I think living is again. Io penso che vivere è qualcosa legato più al concetto di divertimento. The word survival in its essence is about maybe things not being very easy. Sopravvivere invece mi fa pensare più al combattimento, a qualcosa che devi lottare per ottenere. You know, it's live, it's live, it's an easier thing. It's more of a. Vivere è più bello. È fare qualcosa perché ti va, nel momento in cui ti va di farlo. Doing because you want to and because you're living in the moment rather than because you have to. Yep, same thing. Thank you. Senti, per chiudere il programma Retroscena si chiude sempre da quando è nato, quindi una quindicina d'anni, con questo motto che è un augurio che io faccio sempre e che ormai faccio commentare con le persone, gli amici con cui mi incontro, in vario modo, insomma, commenti, mi dici quello che pensi, qui veramente puoi anche solo fare una reazione e basta, ovvero che il teatro non sopravviva ma viva. Sopravvivere è veramente un brutto mestiere, assolutamente sì, vita in tutti i modi possibili. A costo di sbagliare, però che sia vivo, sì. Viva il teatro, allora. Viva il teatro. Viva la balena. Shall not theater simply survive, theater must live. Yeah. This is the motto. For me that, of course, and live
Live life is it's a life experience. Il vivere la vita è un processo fondamentale nel teatro. Nello spettacolo si raggiunge un'esperienza vitale anche quando non conosci le persone che ti sono accanto. Un'esperienza che non puoi replicare nel piccolo schermo. Non puoi raggiungere quel livello di intensità. Per questo il teatro deve vivere. Just cannot replicate on a two-dimensional screen in the same way. You can't get the level of intensity. So for me, of course, it must live. Buonasera, benvenuti all'appuntamento con Che Teatro Fa. Queste le previsioni meteo teatrali per i prossimi giorni. Al nord della nostra penisola la rosa dei venti artistici segnala un susseguirsi di correnti d'aria performative sulla città di Parma, dove fino al 10 dicembre al Lenz Teatro è in scena il festival Natura dei Teatri. In particolare un maestrale ibrido generato dalla performance dell'artista inglese Tim Spooner, che propone in prima assoluta Blind Spot, un mix di installazione, pittura, scultura e azione dal vivo, si alternerà a una tramontana impulsiva e folle che soffierà sui fruitori dell'esposizione Auto da Fé, esito dell'omonimo allestimento di Lenz Fondazione nello spazio dell'ex carcere napoleonico di San Francesco. Una perturbazione scabrosa e barocca invece investirà il centro Italia. Al piccolo Eliseo di Roma, infatti, fino all'11 dicembre, Duccio Camerini porta in scena Risorgi, una storia, quasi una preghiera, a cavallo tra la periferia e la campagna sventrata. Nuvole cariche di solitudine sociale e di illegalità provocheranno copiosi rovesci drammaturgici sui personaggi di questa vicenda, ognuno in perenne attesa di una personale resurrezione. Ci spostiamo al sud della nostra penisola, dove la situazione meteo-teatrale si presenta molto variegata. Un sole fiabesco scalderà la città di Taranto, che il 7 dicembre al Teatro Orfeo ospita Il Principe Ranocchio, il musical liberamente tratto dalla fiaba dei fratelli Grimm. Questo sono io, il mio valore, la diversità. La magica storia del principe Frog, trasformato in un brutto ranocchio da un sortilegio della strega Basveglia e costretto a vivere in uno stagno, innalzerà le temperature teatrali fino all'incantesimo finale, facendo sognare grandi e piccini. Infine a Catania, forti tempeste catartiche scaricheranno tutta la loro prorompente forza sul Teatro Verga, dove dal 7 al 18 dicembre Luca De Fusco dirige un visionario e contemporaneo Macbeth. Comincio ad essere stanco del sole! Un temporale onirico e delirante avvolgerà gli spettatori della nota vicenda shakespeariana, qui ambientata in un clima sospeso tra Medioevo e Primo Novecento. Queste le previsioni meteo teatrali di Che Teatro Fa. Vi ricordiamo che è possibile restare informati sulla situazione temporale del teatro scaricando gratuitamente dal Play Store o dall'App Store del vostro smartphone l'app ufficiale di TV2000, dove potrete visionare le puntate di retroscena come e quando vorrete. Non perdiamoci di vista.